Fondazione Energia ed Ambiente, Polo Universitario Aretino ed aziende assieme alla provincia per la formazione e l'occupazione giovanile. Una partnership che oggi ha dato come primo importante risultato la creazione di un percorso ad alta specializzazione tecnologica in avvio già dal 2021, progettato per soddisfare i bisogni di risorse e competenze professionali espresse dalle più importanti aziende del territorio. Siamo riusciti, diciamo, a creare un prodotto nuovo, un corso appunto ITS, grazie alla disponibilità del Presidente Macri e di Teresa Basilico, che si è messa al lavoro alacremente in questi mesi. Siamo riusciti a costruire un prodotto che si basasse sulle esigenze reali delle aziende. Quindi siamo partiti dalle necessità delle più grandi aziende della nostra provincia, abbiamo creato un prodotto che andrà a formare le nuove generazioni, soprattutto nel mondo della digitalizzazione, del 4.0, della meccatronica, quei settori nei quali per fortuna la nostra provincia è ricca di grandi imprese che stanno sostenendo in maniera convinta questo progetto. In un momento così difficile per il Paese, per il mondo intero, è importante mandare un messaggio invece positivo, di speranza. Un dialogo dunque prezioso, oggi più che mai, tra sistema delle imprese del territorio e mondo della formazione. Il percorso ha una didattica molto pratica e applicativa, abbiamo detto dura 2 anni, ed è rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni. A breve saranno pubblicate gli avvisi delle iscrizioni per l'avvio entro ottobre del 2021, quindi entro l'anno accademico. Stiamo lavorando anche per promuovere e sensibilizzare sempre di più i giovani e le famiglie verso queste nuove professioni, chiamiamole nuove professioni, e stiamo facendo anche molti open day, quindi invitiamo anche a partecipare alle nostre giornate informative. La Camera di Commercio ha sempre investito molto, anche investimenti importanti nel polo universitario, perché comunque è dai giovani che si trae il maggior beneficio della forza lavorativa, ma la necessità di trovare dei talenti tecnico-scientifici nel nostro territorio, che in particolare ha evidenziato la pandemia, la risposta di questo corso così immediato è veramente un bel traguardo. Mettere in collegamento il mondo dell'economia con i giovani.